Un piccolo volume a cura del gruppo giornalisti Umberti Desi che tra cronaca e storia vuole lasciare nel tempo una traccia del proprio lavoro. E questo è il senso di Annali settembre 2015-settembre 2016, una raccolta di articoli di varie testate locali che fa il bilancio di un anno della vita della cittadina umbertidese. Questo primo volume, nelle intenzioni dei suoi autori, esce dalla nuda cronaca per trasformarsi in memoria, come ci racconta Walter Rondoni, il decano dei giornalisti umbertidesi. Abbiamo voluto semplicemente fare una raccolta di quelli che sono stati gli articoli per noi più significativi. Tra le sezioni del volume, una dedicata ai fatti di cronaca più importanti del 2016 e alle eccellenze della città, una seconda intitolata Brevi, divisa per temi, dedicata a tutti gli articoli pubblicati sui quotidiani locali. Il pensiero di Roberto Conticelli, responsabile della Nazione Umbria e dell'Ordine dei giornalisti umbri. Questa degli Annali è un ulteriore esempio di come si possa fare con serietà questo mestiere. A Umbertide è così, io me ne compiaccio e vengo sempre volentieri. E noi ci limitiamo a guardare il nostro orticello, ma fuori succedono delle cose. Negli Stati Uniti il Washington Post sta tornando a guadagnare copie vendute su carta. Negli Stati Uniti, cioè nella società più webizzata del mondo, evidentemente qualcosa vuol dire. Da noi invece siamo ancora purtroppo nella curva di crisi. La curva di crisi è drammatica, qualcuno ci dice che quanto accade negli Stati Uniti si verifica in Italia dopo 20 anni, speriamo di no, perché se dovessimo ripartire solo tra 20 anni la carta stampata sarebbe ridotta ai minimi termini, però sono fermamente convinto che la carta stampata non morirà mai. Magari sarà per qualche tempo una nicchia, però poi dopo tornerà ad essere invece quella fonte primaria di informazione che è ancora al momento.